Buonasera, ben ritrovati a tutti ad una nuova puntata di Angoli, quella del martedì, dunque più tardi. Questo significa che incontreremo nuovamente il professor Perone, parleremo di occhi, della salute della nostra vista. Prima cosa da fare però, prendere nota del nostro indirizzo email angoli@espansionetv.it, fatelo per avere maggiori informazioni riguardo a quello che vi raccontiamo. Spesso vi chiediamo anche di scriverci, soprattutto per la puntata del venerdì, che oramai sapete è quella dedicata alla salute, lo ricordo sempre perché in settimana aspettiamo i vostri consigli sui temi da trattare. Abbiamo deciso di iniziare questa puntata, beh, per ricordare in fondo a tutti noi, non che ce ne fosse bisogno, però è sempre bene ricordarlo, specie perché sta arrivando la bella stagione, che nella nostra città esiste una vera e propria eccellenza, e sto parlando dell'Aeroclub Como. E ricordate, tra l'altro, che è l'unica organizzazione di volo idro in Europa ed è anche la più antica al mondo. È per questo che con grande piacere do il benvenuto al presidente dell'Aeroclub, Cesare Bai. Buonasera. Buonasera. È ritornato nel nostro studio perché, a parte che oramai arriva la stagione dei voli, quindi la bella stagione farà sì che ci sarà anche dal punto di vista dei turisti una grande richiesta. Ah, certamente, cioè per noi la stagione dei voli continua sempre dal punto di vista della scuola, perché anzi in inverno, certo, si fa moltissima scuola. Ovviamente chi ha piacere di vedere il lago dall'alto lo vede più volentieri nella bella stagione, con tutto verde e le acque invitanti, insomma, anche per altre attività. Però noi l'abbiamo invitata questa sera anche perché molti telespettatori si saranno accorti che sulle emittenti del digitale terrestre, ma anche su quelle straniere, chi ha la possibilità di vederlo, insomma, dell'Aeroclub si sta veramente parlando moltissimo. Quindi anche questa sera avremo un po' l'occasione di vedere qualche piccolo estratto, perché c'è un grandissimo interesse da parte. Sì. Beh, il fatto di essere così speciali, di avere questa specialità a Como, fa sì che da tutta Europa arrivino troupe, persone, riviste, televisioni che vogliono riprendere sia gli idrovolanti sia il nostro bellissimo lago, la nostra bella città dall'idrovolante. E quindi ne abbiamo ricevute di, ma veramente tante. Abbiamo avuto la televisione franco-tedesca Arte, è in corso un programma in 10 puntate di Rai 5 che va in onda al venerdì sera alle 22.45, alla domenica alle 18.50, dove c'è questo regista che ha fatto un prodotto un po' d'arte sugli idrovolanti, quindi non un vero documentario, ma usa l'idrovolante per anche in modo un po' letterario, con delle citazioni, con delle cose, e per fare questo programmino un po' speciale, insomma. E noi stiamo vedendo un po' di immagini proprio tratte da Idro, quindi attualmente sta andando su Rai 5, ci ha dato il presidente Bai anche tutte le coordinate d'orario. È stata un'esperienza bella, insomma, l'avete girata, sono 10 puntate, l'abbiamo detto. Sono state girate in quanto tempo? Sì, beh, l'abbiamo girata circa in 3 settimane. Praticamente è la storia, beh, io che insegno a questa ragazza, che era già una pilota di Aliante, a pilotare l'idrovolante, e l'accompagno in giro anche come scusa per far vedere poi un po' tutto il lago di Como, le montagne, i paesi, le acque. E quindi questa è una parte del programma. L'altra parte invece è un pilota degli anni 30 che ovviamente usa il nostro bellissimo Caproni del 1935, che è un pilota letterato, un poeta che vola e racconta le sue esperienze così un po' immaginifiche, quello che gli dà il volo idro, quello che gli dà il volo, i suoi stati d'animo e tutto, ecco. E allora, visto che ne stiamo vedendo alcune immagini, ma vogliamo regalare a chi ci sta guardando anche un piccolo estratto proprio di quella che è l'avventura di Idro il Viaggiatore, la guardiamo insieme e poi la commentiamo con il presidente Bai. Seguirete la musica e le parole di questo cammino, nell'aria e sul lago di Como, che ho percorso in 10 piccoli passi, come i 10 capitoli di un vecchio diario, che si tramanda da viaggiatore a viaggiatore. Allora, le autorità non aeronautiche non hanno nessun titolo per chiedere i documenti, però io me lo porto dietro lo stesso, perché è comunque un documento, un pezzo di carta con su un timbro è sempre un pezzo di carta con su un timbro, quindi a qualcosa serve, quindi me lo porto dietro. Dai! Oh, motore fermo ancora. Giù, sempre una bella discesa. Vedi come perde quota velocemente? Quindi devi metterti
sicuramente nella direzione giusta. Niente, adesso qui dobbiamo andare avanti dritti. Certo, una volta il viaggio era soprattutto da Abi, per un motivo, per qualche cosa. E invece spesso il viaggio che facciamo noi invece è proprio per il gusto di farlo. E quindi si viaggia per il gusto di farlo, vero? Sì, beh, ovviamente non essendo piloti che fanno un trasporto di pacchetti o di persone, certo, così per il lavoro, noi viaggiamo proprio per il gusto di viaggiare, per il gusto di vedere i panorami dall'alto, che è sempre una cosa interessantissima, soprattutto nelle nostre belle zone. È vero. Ecco, chi ha visto... Musiche particolari, vero? Infatti, chi ha visto il pezzettino adesso del programma avrà notato le musiche. Ecco, pensate che sono state fatte da un trio di jazzisti, proprio composte e realizzate sul video, quindi anche tutti gli stacchi musicali eccetera eccetera sono stati fatti in funzione delle immagini che passavano, quindi una colonna sonora ad hoc. È un prodotto certamente, diciamo, una produzione di altissima qualità. Lei fa gli onori di casa all'Aeroclub tutte le volte per qualsiasi emittente. Tra l'altro, brevissima anticipazione, perché sono trascorse poche ore, oggi avete avuto un incontro oltre manica. Oggi è arrivata la BBC, però a noi capita spesso appunto che arrivano, chiamano e vogliono assolutamente fare le riprese dall'alto del lago con gli idrovolanti, poi scoprono anche che c'è questa realtà dell'Aeroclub Como e quindi poi inseriscono spesso anche l'Aeroclub poi nei filmati che inizialmente pensavano solo che riguardassero il paesaggio e il lago, insomma. Dicevo, lei fa gli onori di casa, vediamo un altro piccolo estratto, magari questo le persone che ci stanno seguendo non tutte hanno avuto l'occasione di vederlo, si tratta del canale Arte, lei diceva, franco-tedesco. Sì, quel canale franco-tedesco, quella bellissima televisione culturale, considerata la più di qualità del mondo, insomma, come televisione culturale. Che ha girato proprio all'Aeroclub e sul nostro territorio, io non sono brava in francese, però è Paravion en Italie. Sì, corretto. Paravion, cioè in aereo in Italia, hanno fatto una serie di puntate, ovviamente la puntata sul lago di Como utilizzando gli idrovolanti. E vediamo un estratto anche di questo. Buongiorno Cesare. Oh, bonjour. Ça va bien? Ciao. Bien, merci. Dites-moi, vous avez commencé à piloter tout de suite des hydravions? Oh oui, bien sûr. Ouais. J'ai commencé ici à l'Aeroclub Como, che è il solo endroit du monde où on peut commencer directement sur l'hydravion. E a 1970, j'ai commencé justement sur un Piper PA-18. Et en fait, j'ai fait mon premier atterrissage 10 ans après que j'avais ma licence. C'est pas vrai. Oui, c'est comme ça. Pour moi, c'était assez drôle d'atterrir sur le solide. Ce n'était pas normal, disons. Infatti io sono prossimo al decollo. Ça y est, on a décollé du lac de Côme. On va rejoindre le magnifique avion de notre ami. Et on survole actuellement. On passe juste au-dessus du Côme. E dunque avete fatto volare e sognare anche i francesi, immagini stupende. Sì, i francesi, i tedeschi, gli austriaci, insomma, sì, tutti quelli francofoni e germanofili. Ma noi comaschi, noi lombardi, noi italiani, possiamo venire all'Aeroclub per fare la stessa esperienza? Sì, come no, naturalmente a noi come club fa piacere portare tutte le troupe che al di là che promuove l'idrovolante, promuove moltissimo il nostro territorio. E fortunatamente in questo periodo, nei periodi belli, ne arrivano un paio alla settimana. Sì, chiunque può venire all'Aeroclub, può chiedere, associarsi, magari fare il corso di pilotaggio, chiedere di fare un volo di prova. Noi siamo a disposizione ben volentieri per queste cose. E noi stiamo vedendo il sito internet proprio sullo schermo, www.aeroclubcomo.com, per avere tutte le informazioni, per provare l'emozione di un viaggio e per godere di una vista dall'alto, che è veramente un modo di vedere il nostro territorio che lascia senza fiato. Io ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Presidente. Grazie, molto, molto gentile. Grazie Cesare Bai, con il quale arriviamo al momento della pubblicità. Dunque ci dobbiamo separare per pochi istanti, ma fra poco ritorniamo con la seconda parte di Angoli.